Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete detto dal titolo sarà un nuovo video riguardante tutti i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Come prima cosa ho terminato due prodotti, come potete vedere, della PH Bio e entrambi mi sono piaciuti davvero tantissimo. In primis abbiamo PH Bio balsamo da ricetta biologica al timo per capelli grassi e con forfora, 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, SLES, SLS e come tutti i prodotti PH Bio, naturalmente senza che ve lo sto a ripetere, è un prodotto con inci ottimo. La confezione contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Questo balsamo, come tutti i balsamo della PH Bio, sono uno dei miei prodotti preferiti della linea, soprattutto perché rendono i miei capelli, che sono secchi, soprattutto sulle punte, molto morbidi, molto profumati e allo stesso tempo li districano. Per questo ragazze, io appunto, se avete capelli abbastanza secchi, ve lo consiglio assolutamente, perché nello specifico questo al timo mi piace davvero moltissimo. Ancora, mi sono trovata bene e finalmente sono riuscita a terminare il sapone intimo rosmarino, timo e menta delicato PH Bio, 100% biologico, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEG, SLES, SLS. Sempre la confezione contiene 250 ml di prodotto e sempre a un PAO di 6 mesi. Vi dico che sono contenta di averlo terminato perché finora non ero mai riuscita a trovarlo nel mio espositore PH Bio più vicino. Finalmente, dopo averlo acquistato e dopo averlo trovato, posso dirvi che è un prodotto ottimo, soprattutto per l'igiene intima. Ho notato che è sì delicato ma anche rinfrescante e avendo il timo è anche molto disinfettante, anche per pelli delicate ve lo consiglio molto. Potrebbe benissimo essere utilizzato anche come sapone mani, ecco, forse non ve lo consiglio troppo per il viso, facciamo che queste cose vengano usate per le cose insomma, avete capito, per le parti del corpo consigliate. Parlando di prodotti capelli, ho poi terminato questo balsamo di Rasayana e è il balsamo capelli air conditioner districante e rinforzante. È a base di alma, brami e meti, certificato AIAB, cosmetico biologico. Il balsamo Rasayana li adoro, mi rende i capelli morbidi, districati, nutriti e soprattutto molto profumati. Certo, c'è da dire che questo è pieno zeppo di estratti naturali molto interessanti. Parlando di make up, ho terminato con mio grandissimo dispiacere la Compact Powder di Sien, ossia la classica cipria nella colorazione numero 01 Light, che si trova nella limited edition di make up. Ve ne ho parlato ormai in tantissimi video, questa l'ho praticamente divorata, la utilizzo giornalmente soprattutto per fissare il correttore, dà un effetto sulla pelle del viso ottimo, mi piace tantissimo, tende un pochettino a fare molto fallout. Però ragazze, vale davvero la pena provarla perché ha un prezzo davvero piccolissimo e una resa sul viso fantastica. Ogni volta che appunto trovo questa limited edition con la cipria, per prima cosa vi dico assolutamente di andare ad acquistarla e seconda cosa la vado a prendere io. Per fortuna proprio il giorno in cui l'ho terminata sono andata da Lidl e ho trovato di nuovo le ciprie, perché erano rimaste 2-3 su uno scaffale e naturalmente ho fatto scorta. Un prodotto che secondo me invece è un ni è questa crema viso della linea Elixir Jeunesse di Yves Rocher. È la crema riparazione e anti-inquinamento da notte, è una delle poche linee presenti da Yves Rocher che ha un'inci ottima, è a base di aloe. La confezione mi è piaciuta molto, è in vetro, molto resistente e anche se magari può cadere a terra non si rompe, contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi.
Devo dirvi che io l'ho terminata fino all'ultima goccia, ma ho fatto un pochettino di sforzo perché questa crema notte, essendo a base proprio di aloe, non è molto adatta alla mia pelle secca perché tende a farmela seccare ancora di più, soprattutto qui nella zona T, sulle guance dove tendo ad avere una pelle un pochettino più grassa. Invece è stato un prodotto fantastico. Mi è piaciuta anche per il giorno perché comunque è molto appiccicosa e tende ad assorbirsi molto facilmente, ma allo stesso tempo appunto nelle suddette zone lascia la pelle molto secca. Sinceramente l'utilizzo che ne ho fatto, diciamo, negli ultimi 2-3 mesi anche per smaltirla è stata come base trucco. Ecco, come base trucco, essendo un prodotto abbastanza appiccicoso, tende a far aderire ancora meglio il fondotinta, il correttore, eccetera, e per questo mi è piaciuta tantissimo. Sicuramente consiglio questa linea Elixir Jeunesse, in particolare questa crema, a chi tende ad avere una pelle molto più grassa. E proprio parlando di make up, ho terminato anche un fondotinta. Questo è Le Fondetante Certifiqué Bio di Avril. La confezione contiene 100 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi ed è naturalmente un fondotinta certificato EcoCert. La colorazione che ho terminato è la Claire, che sono sincera ho utilizzato fino a giugno e poi ho ripreso dopo il matrimonio, quindi adesso. Allora, inizialmente io non adoravo questo fondotinta di Avril perché tendevo ad applicarlo con la Beauty Blender, e applicare questo prodotto, che è molto liquido e non troppo coprente già di suo, infatti ha una coprenza medio-bassa, appunto applicandolo con la Beauty Blender tende a diciamo non coprire nulla. Ho iniziato ad applicarlo successivamente con le dita, e con le dita già ho visto che, non trascinando ma tamponando, già un pochettino più di coprenza c'era assolutamente. Non ero un granché soddisfatta perché risultava più a chiazze. Secondo me il modo migliore per applicare questo prodotto è con un pennello. Normalmente appunto applico questo fondotinta ora con questo pennello, che come vedete è piatto, non assolutamente bombato. Mettendo direttamente il fondotinta qui sulle setole mi dà un'applicazione sul viso molto buona, nel senso che comunque riuscendo un po' a lavorarlo, a stratificarlo per bene, dà una coprenza media, non proprio bassissima ma media. L'unica cosa, pecca diciamo negativa, è che questo pennello con il fondotinta tende a lasciare delle antiestetiche righe su tutto il viso. Inizialmente insomma non sapevo come comportarmi, poi grazie alla cipria di Sien, di cui vi ho parlato proprio poco fa, e applicandola appunto con un kabuki su tutto il viso e su tutti i punti dove ho applicato il fondotinta, toglie qualsiasi residuo di strisciate, ecco, e rimane una pelle fantastica. Questo prodotto in combo con la cipria di Sien mi è piaciuto tantissimo. Secondo me è un fondotinta adatto per lo più a pelli secche, non a pelli grasse, perché comunque essendo a base soprattutto di tantissimi oli, come olio di jojoba tra le prime posizioni, potrebbe farvi lucidare ancora di più. Per me, che invece ho la pelle secca, ho bisogno di un fondotinta molto nutriente, è un prodotto proprio adatto alla mia tipologia di pelle. Nonostante appunto questa coprenza medio-bassa, ve lo consiglio se avete pochissime imperfezioni o comunque pochissimi problemi di pelle. Altrimenti no ragazze, se volete una coprenza full coverage non è il prodotto per voi. Vi parlo al volo di questa maschera mani che mi ha costretto mia madre a farsi comprare dal sito Sephora prima del matrimonio, perché lei adora queste maschere mani di Sephora, che praticamente vengono applicate come dei guanti per 15 minuti e diciamo danno un buon effetto sulle mani. In effetti sì, è un'ottima maschera per le mani, però ragazze io l'acquisto solo per lei perché non ha proprio un buon inci. Comunque il profumo, soprattutto di questa all'aloe vera, è molto buono e non secca la pelle. Ancora altri due prodotti mani che di cui vado a parlarvi sono assolutamente questo Color French Manicure Pen di Debbie, che non ho capito proprio come si usa, non ho capito a che serve,
praticamente è messo lì tra i miei prodotti unghie da anni, non l'ho mai utilizzato e secondo me, non lo so, non è un prodotto assolutamente adatto, non ve lo consiglio, non lo acquistate. E poi ho terminato questo smalto praticamente della linea Gel Essence colore rosso, davvero molto bello. Si è seccato, mi dispiace molto, perché comunque fra tutti gli smalti Essence questo della linea Gel Effect mi piace molto. Ragazze, con questo è tutto, vi mando un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questi prodotti, se vi siete trovate bene o meno, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!